FVG Tech, la tecnologia in TV. Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Eccoci qui ancora in esterna FVG Tech, una nuova puntata. Io sono Gabriele Gobbo e oggi ho un ospite eccezionale che ci parlerà di un argomento scottante sulla bocca di tutti, che è, prima vi diciamo l'ospite, Gabriele Pitacco, architetto. Esatto. Benvenuto. Grazie. Allora, sei qui non in qualità specifica di architetto, perché noi parliamo di tecnologia, certo l'architettura con tutti i software che ci sono a volte tecnologia. Siamo qui, reduci dalla tua presentazione di questo progetto di realtà virtuale, proprio per parlare di realtà virtuale e realtà aumentata. Riesci in un minuto a spiegarmi e a spiegare ai nostri telespettatori meno avvezzi alla tecnologia che cos'è questa realtà aumentata? Beh, allora, per farla molto semplice, per realtà aumentata, io faccio sempre l'esempio dei Pokémon Go, che è una cosa che ormai tutti conoscono. Fermi tutti, Pokémon Go sarebbe il videogioco per cellulare dei Pokémon. Esatto, quello è un esempio classico di realtà aumentata, perché io nel cellulare, oltre a vedere quello che vede la telecamera del cellulare, cioè quello che mi sta davanti, ho dei contenuti in più, che sono appunto i Pokémon che compaiono. Ma la stessa cosa, per chi è meno avvezzo con le nuove tecnologie, è banalmente il navigatore delle auto. Il navigatore delle auto è una realtà virtuale, perché io nel navigatore non vedo il mondo reale, vedo una virtualizzazione del mondo reale. Quindi diciamo che sulla vecchia realtà virtuale, che ormai se ne parla da 30 anni questa realtà virtuale, si sta un po' passando alla realtà aumentata, cioè aggiungere degli elementi anche una realtà esistente. Esatto. Allora, quello che abbiamo fatto noi, che è la cosa un po' nuova, insomma la cosa più innovativa che c'è sulla cosa in questo periodo, è che invece di lavorare aggiungendo contenuti virtuali sul mondo reale, noi abbiamo creato un mondo, uno spazio virtuale con dei contenuti reali. E il tutto... Beh, è un cambio di paradigma incredibile, che poi, tra l'altro, passo indietro, quello che loro hanno fatto, posso svelarlo, volevi vederlo tu dopo? No, vai. È un museo virtuale, che però uno non lo vede via internet, deve venire lì, quindi lo vive davvero. Che adesso ovviamente ci darai tu i dettagli di dove si trova e come accedervi, no? Allora, quello che ho pensato io, ma insomma in realtà poi c'è una squadra molto ampia che ci ha lavorato sopra, è l'idea di vedere le opere d'arte vere. Perché la bellezza di un quadro, per quanto la scandalizzazione, per quanto la foto sia fatta bene, non sarà mai tale, non riuscirei mai a percepire l'intento, il gesto della pennellata, piuttosto che la scelta del materiale. Allora, secondo me, per lavorare con la cultura e la tecnologia, alcune cose vanno lasciate al mondo reale. Ad esempio, nel caso di questo museo, allora, visto che l'hai anticipato, spero qualche informazione in più, allora, è un museo dedicato ad un poeta, ed era la cosa che trovavo più surreale e allo stesso tempo perfetta per parlare di nuove tecnologie, cioè quanto eterea è la poesia rispetto a quanto eterei sono i dati. E quello che mi piaceva di questa cosa era che mescolava sia un lato culturale che un lato high-tech, che un lato tech. Si tratta di un museo immersivo in realtà aumentata dedicato al poeta sangiorgino Luciano Morandini. Quindi parliamo di un'eccellenza della nostra regione, Friuli Venezia Giulia. Assolutamente, un'eccellenza della bassa friulana, poi una figura molto interessante non solo come poeta per la sua produzione di poesie, ma anche di libri, sono stato anche un autore di vari libri, ma anche per questo ruolo da intellettuale, nel senso che Luciano Morandini si era circondato nella sua vita di artisti, pittori, scultori. C'era questo milieu intellettuale, per usare termini belli, che vedeva tutti i più grossi artisti del dopoguerra del Friuli, di questa zona che va dalla bassa friulana fino a Udine. E quello che mi affascinava è che nella sua vita, io poi la semplifico, la cosa un po' più articolata. Cioè, cosa troviamo dentro a questo museo virtuale? Troviamo il lascito che Luciano Morandini ha fatto al comune, ma avendo lui questi amici artisti, scultori, lui regalava una poesia, questi gli regalavano un quadro e alla fine, quando è venuto a mancare 10 anni fa, ha lasciato al comune una collezione di sculture, quadri, opere d'arte, grafiche di un certo valore, anche di una certa consistenza. Adesso vi spiegheremo come funziona questo museo. Ecco, qui vediamo le slide della presentazione in cui viene spiegato un po' come è stato progettato, quali sono state le idee, i sistemi utilizzati,
e anche, perché no, qual è stata l'idea fondante del progetto di Mira e per Morandini, il museo immersivo realtà aumentata Luciano Morandini. La presentazione è stata davvero carica di emozioni per queste nuove tecnologie applicate in modo così innovativo. Potete vedere come i progettisti, il gruppo di Gabriele Pitacco, ha realizzato proprio questa realtà aumentata partendo da un luogo inesistente, ideando completamente delle stanze, un museo di più piani da visitare attraverso la realtà virtuale, attraverso i visori appositamente selezionati tra quelli esistenti sul mercato. Si vede proprio la cura dei particolari, delle idee con cui il lavoro è andato avanti per diverso tempo. Finalmente uno sfruttamento della tecnologia della realtà aumentata, della realtà virtuale reale, fisico, soprattutto per la cultura. Dicevamo del museo virtuale, spiegaci un po', anche perché hai fatto una scelta che uno deve venire lì. Sì, è una scelta voluta ed è una scelta che credo sia importante, perché insomma ci permette di portare le persone nei luoghi della nostra regione, ad esempio, a cui tengo parecchio. E la cosa funziona in modo molto semplice, e provate a immaginare, anzi proviamo a immaginare una stanza grande poco più del soggiorno di casa, che indossando un visore per la realtà aumentata, che insomma è un normalissimo visore, un visore per il VR, per la R, e diventa improvvisamente un museo di 5 piani, di 5 livelli, con degli spazi che sono ancora più grandi di quelli della tua stanza, perché oltre agli spazi su cui tu puoi camminare liberamente, la cosa bella è che tu ti muovi liberamente in questo museo, ti sposti da un piano all'altro, da una stanza all'altra. La cosa divertente è che tu... Ringraziamo l'assistente che ci ha portato, io mi alzo un po', scusatemi. Allora, adesso abbiamo questi che sono quelli portatili che tu oggi alla presentazione hai utilizzato, sì. No? Qui vediamo dei momenti della presentazione del progetto presso Soul Coworking e Servizi di Muzzana, dove diverse persone, anche giornalisti, hanno provato questa realtà aumentata, questa realtà virtuale che poi andrà a conformare e a creare il museo virtuale di prossima inaugurazione di cui stiamo parlando in questa puntata. Questo è un Oculus Go, in realtà l'abbiamo fatto con un Oculus Quest. Tra l'altro la cosa divertente è che noi abbiamo iniziato a sviluppare questo progetto prima ancora che uscisse la tecnologia che permetteva di farlo, perché gli Oculus Quest che ci permettono di fare questa cosa sono usciti a maggio. Noi siamo partiti con la programmazione già. Poi della tecnologia, comunque, diciamo, alla base c'è sempre un occhiale da indossare, no? Io con questo in 50 metri quadri cammino e mi aggiro nelle stanze di questo museo che arriva addirittura a 5 piani. Sì, a 5 piani, con uno spazio centrale, e dove in ogni stanza di questo museo, allora la cosa bella è che da ogni stanza io vedo le altre, perché questo vuoto virtuale che si crea magicamente, questa linea magica che si dilata tra una stanza e l'altra, mi permette di vedere gli altri spazi del museo, e quindi io vedo già la mia visita e mi posso muovere liberamente dalla prima stanza, che è una stanza più biografica, a una seconda stanza che è dedicata alle opere, a una terza dedicata alla scultura
dove c'è addirittura un ologramma tridimensionale volumetrico. E quindi, cioè, non è che tu hai preso, è come la visita virtuale del Louvre, eventualmente uno la fa, ma il Louvre già esiste. Esatto. Voi l'avete proprio inventato, costruito e progettato un museo che non esiste. Che non esiste. La cosa meravigliosa è che lo rende un'esperienza local based. Tu devi andare a San Giorgio se vuoi vedere quel museo lì, e che c'è un contatto fra il virtuale e il reale, nel senso che nell'ultima stanza del museo sono esposte le opere d'arte dell'Ascito Morandini, che sono poi quelle che, togliendo il visore o anche attraverso il visore, posso vedere nella realtà. Per cui io, dopo aver visitato tutti i contenuti virtuali, aumentati, ologrammi, audio spazializzato, video immersivi e tutto quanto, posso finalmente vedere le opere d'arte vere. Quindi la realtà aumentata è, come si può dire, costruita da voi, che sfrutta 50 metri quadri per farla ovviamente localizzata, ma è un progetto replicabile, cioè ha delle potenzialità finalmente questa virtual reality? Beh, il progetto è scalabile e può essere adatto sia a realtà culturali, nel senso che noi siamo partiti da quel mondo perché è un mondo che ci affascina, che ci appartiene, ed è un mondo di piccoli comuni che possono permettersi finalmente di avere un museo loro, se c'è questa ambizione, o per i comuni un po' più strutturati che già hanno degli spazi per la cultura, di creare una nuova ala, di ampliarlo, ma anche per chi si occupa di allestimenti di tipo più commerciale. Se voglio farti vedere degli spazi, dei luoghi, dei prodotti, dei contenuti e farti percepire davvero queste cose nello spazio come se fossero reali, mi permette di farlo. E non è un balzo gigantesco, è solo un nuovo uso di qualcosa che già c'era. Beh, certo, la realtà virtuale esiste praticamente, ci hanno provato tutti da decenni. Era il motivo dell'utilizzo, un po' forse, che mancava, perché i famosi occhiali di Google, che avrebbero dovuto rivoluzionare il mondo, gli occhialini normali che tu camminavi e ti davano tutte le informazioni, in pratica non sono mai partiti. Ma perché? Ma che cosa vuoi che mi freghi di vedere che c'è un ristorante che c'ha l'insegna? È un problema di contenuti. Di utilizzo. Sì, 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 ma quello che fa questo progetto è che lavora sui contenuti, nel senso che realtà virtuale, ambienti immersivi, hanno un'obsolescenza, diventano vecchi velocissimamente perché la tecnologia è veloce. Chiaro. I contenuti che noi portiamo in questo museo sono contenuti che per i prossimi 100-200 anni una persona che è appassionata di poesia, di arte del dopoguerra, potrà andare a visitare. È chiaro che nel nostro caso è un pubblico comunque di nicchia, perché va a scegliere una fetta specifica. Lo so, però poi siete il sasso nello stagno che può dare il via a una rivoluzione che finalmente, come dico sempre io ai miei clienti, in tutti gli ambiti, i contenuti sono la cosa più importante. La piattaforma tecnologica diventa addirittura quasi ininfluente se il contenuto è buono. E difatti è quello su cui noi ci siamo concentrati, nel senso che le opere sono dei contenuti nati per il digitale, nel senso che al di là delle foto e dei video di Luciano Morandini, che insomma abbiamo reperito dal materiale d'archivio, e abbiamo creato una serie di altri contenuti pensati apposta per essere fruibili in questo modo. Allora, io credo che il nostro tempo a disposizione sia terminato. Che dire? Allora, Gabriele, grazie, meglio di così. Grazie mille di essere stato con noi. C'è un posto dove possiamo trovare informazioni per raggiungervi? Allora, adesso abbiamo appena finito la fase di prototipo, abbiamo testato questo spazio con 100% utilizzatori, la risposta è stata molto positiva e adesso stiamo lavorando per dargli una forma più concreta. Quindi prossimissimamente il super lancio e l'apertura al pubblico. Allora, Gabriele Pittacco, architetto, come abbiamo detto prima, prestato, ma non è prestato, secondo me ci vive dentro alla tecnologia. Ancora una volta, grazie mille. Grazie a te, Gabriele. Io sono Gabriele Gobbo, vi do appuntamento su tutti i social network, sulle repliche, sul nostro podcast, su Apple, iTunes, Spotify, in video invece ci trovate su tutte le piattaforme tipo YouTube e Facebook, www.fvgtech, la centrale da cui partire per seguirci ovunque. Grazie a tutti e alla prossima puntata. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube, Facebook, Vimeo e tutti i social network. www.fvgtech.it